realizza degli oggetti partendo da un modello matematico, un modello digitale, e costruisce strato su strato l'oggetto fondendo un filamento, come in questo caso, oppure avremo anche altre stampanti 3D che possono lavorare o con delle resine o con delle polveri. Queste sono le principali differenze. La realizzazione del pezzo può avere diverse qualità, quindi alta qualità, un oggetto quasi completamente liscio, o una bassa qualità, si potremmo identificare diverse stratificazioni dell'oggetto. I vantaggi: la possibilità di riprodurre degli oggetti che o non ci sono più, o degli oggetti nuovi da lanciare sul mercato con tempi molto brevi e costi molto più bassi. Praticamente quello che noi riusciamo ad immaginare lo possiamo realizzare con una stampante 3D, facendo prima o un modello 3D oppure una scansione 3D o comunque un processo adesso che andremo a illustrare, una fotogrammetria, una sequenza di foto o scansioni che poi ricreano il modello matematico, il modello digitale dell'oggetto che vogliamo riprodurre. Facciamo progettazione e stampa 3D connessa anche alle scansioni 3D, quindi riusciamo, come possiamo far vedere nel caso di questa statuetta, riprodurre, facendo un'acquisizione tramite uno scanner 3D di ultima generazione, e poter scalare il file nelle dimensioni che vogliamo e ricrearlo, per esempio, anche con filamenti particolari, come in questo caso, che è stato trattato con un filamento legno. È stato creato questo oggetto con questo filamento particolare che gli permette appunto di avere anche la sensazione al tatto e, per dire, anche l'odore del legno scolpito. Abbiamo creato noi per la città di Senigallia, quindi anche come promozione turistica che ci ha dato, diciamo, il via per quanto riguarda l'attività, che è la rotonda di Senigallia. Abbiamo ricreato il file della rotonda dai progetti che avevano in comune, quindi da un prospetto e dalla piantina. Questa macchina è una stampante 3D a fusione di filamento, deposita materiale plastico reso malleabile, reso, diciamo, fuso, che esce da questa testina, avrà un percorso definito dal file 3D che abbiamo generato, e appunto, depositando materiale strato su strato, va a creare l'oggetto poi finito che abbiamo creato al computer.